Ciao Franco, come stai? Ciao Pippo, ciao Marco, ciao, ciao a tutti, ciao. Come state oggi? Tutto bene? Ciao da Lodi, ciao Iam Alessandro, ciao Walter, ciao Franco Ricciardi, mitico, come stai? Come procede la quarantena a Napoli? Meglio probabilmente di altri posti che c'è più sole o no? O forse peggio perché vedi il sole e non puoi uscire. Ciao Vincenzo! Ciao Elia, ciao a tutti ragazzi, come state oggi? Tutto bene? Oggi c'è l'NPC acceso perché è stato acceso, non solo acceso, ma con i tasti accesi perché ho aggiornato il firmware e ho assegnato i primi campioni e volevo provarlo e vedere se suona esattamente uguale all'NPC X, perciò. Super, super tecnico. Ciao la Resistenza, siete mitici. Qua l'odio è un casino, immagino. Ciao Giulio, ciao a tutti. Avete visto per caso il misero tentativo ieri di fare Twitch con i miei 16 viewers che abbiamo provato a fare Master Bus della base numero 3, quella su cui poi la Resistenza ha scritto Shantosa. E abbiamo anche analizzato il mio bus per le batterie con tutte le sottocompressioni. E tra l'altro, sono veramente un inetto di Twitch, perciò non sapevo che bisogna specificare prima che i video vengano salvati, se no, no, ovviamente non vengono salvati, e comunque non vengono salvati per sempre. Fortunatamente avevo registrato con OBS tutto, perciò penso di Patrizio sta convertendolo dal formato di OBS a un formato più normale, lo uploaderemo su YouTube. Poi vi volevo anche dire che ho cominciato a fare un post per la mailing list, cioè un entry per la mailing list nella mia bio di Instagram, così potete iscrivervi alla mailing list perché abbiamo in programma a fine settimana di condividere i preset che abbiamo fatto vedere, che ho fatto vedere, che anche Patrizio farà vedere magari in un suo live dei linear multiband, del master bus, di standard clip, più che magari un preset di iniziale di ozone per tutte le cose che vi ho fatto vedere del low end, anche se ovviamente poi dovete cambiarveli per voi perché ogni cosa va poi personalizzata, però sono dei buoni punti di partenza. E poi io avevo già cominciato, come vi avevo detto, a fare una libreria mia dei sample pack sia per Splice che per sounds.com. Poi mi sono sempre dimenticato di finirli e però sono anche a buon punto. Allora ho pensato, ma perché invece non li regalo? E perciò pensiamo di fare come prima uscita della mailing list, una volta che abbiamo un numero un po' discreto di persone, per non rimandarla due volte e non fare spam a tutte le persone in email, di fare questa roba magari nel giro di una settimana, a 10 giorni, quando vediamo che raggiungiamo, non so, 200 persone, e mandiamo un primo link dei preset e del primo sample pack. Poi, fortunatamente, visto che non sono uno, ma c'è tutto un team di persone intorno a me, Simone, Patrizio, Pino, vorremmo magari alternare e fare ogni settimana, non so, dei preset che usa Pino sui suoi mix, magari il punto di partenza della voce, l'equalizzazione che usa sul Massenburg più che l'equalizzazione che usa su un plugin più accessibile alle persone che hanno tutti, diciamo, e magari Patrizio può fare un sample pack basato su dei suoni di chitarra, cioè ci stiamo inventando un po' di cose per. Fiero di essere uno di quei 16, Franco, in effetti è vero. Vabbè, non mi addentro più su cose super tecniche, perché oggi l'ospite che abbiamo oggi è Sofia. Sofia, che ha vinto X Factor quest'anno. Ci siamo conosciuti virtualmente, non ci siamo mai conosciuti fisicamente, con una FaceTime, perciò perfettamente in linea con i tempi che stiamo vivendo, in cui tutti siamo segregati nelle nostre case e comunichiamo anche per motivi professionali esclusivamente attraverso Zoom o FaceTime, ci siamo conosciuti proprio così, poco prima che ci fosse ovviamente il vero allarme del virus, quando Sofia partecipò a una writing session organizzata apposta per lei, da me, con dei miei autori e con delle persone che collaborano con me di Sonia TV e con Patrizio nel mio studio di Milano. E a questo punto la tirerei già dentro perché così abbiamo anche come si dice, una conversazione in due persone, vediamo se c'è. Ehi Sofia, Ciao Michele. come stai? Aspetta che Ciao, metto la mia bene. faccia, che invece di vedere dei computer vedi anche la mia faccia. Insomma, stavo raccontando che alla fine noi, questo è il nostro terreno, cioè
Ci siamo visti l'altra volta quando all'inizio della sessione organizzata per te, la settimana organizzata per te nel mio studio, io vi ho chiamato con un FaceTime e ho visto te, c'era Vincenzo, Colella quel giorno, c'era Leo Zaccaria, mi sembra, c'era Patrizio, Simonini e vi avevo fatto un in bocca al lupo per cominciare le sessioni e vi avevo fornito un pochino di basi che avevo prodotto io qui a Los Angeles nell'ultimo mese, mi sembra, su cui potevate poi scrivere, cambiarle, modificarle, aggiungerci delle cose. E da quello, in quella sessione è nato proprio Ruota Panoramica, tra le altre cose che sono uscite. Sì, Ruota Panoramica, diciamo, è stata poi la prima sessione, proprio la prima sessione, il primo giorno, Certo. e io mi ricordo che ero super agitata, perché comunque è da un anno che scrivo, però comunque erano tutte persone nuove, e invece mi sono trovata benissimo, Benissimo. infatti è uscito fuori un pezzo di cui sono molto, veramente molto contenta, e per me è stato veramente un onore aver Ma potuto collaborare con te. sai, secondo me poi non è uscito solo quello, perché noi che conosciamo anche le altre cose che sono uscite, c'è materiale molto, molto bello, secondo me. E soprattutto in un momento in cui si cominciava a capire, no? Perché ti ricordi, erano i primi momenti in cui c'era l'esodo della gente che cercava di scappare verso la terra natale. Cioè, mi ricordo che anche forse tu facesti un viaggio non proprio comodo, no? Sì, è stato un viaggio di 12 ore. Madonna. Sì, Perché tu abiti dove abiti esattamente? Qual è il io comune? sono delle Marche a Civitanova Marche. Ok. Sì, praticamente sì, è stato il viaggio della speranza. Praticamente abbiamo preso un treno, ce l'hanno bloccato, poi dopo abbiamo fatto vari cambi, 12 ore di treno, veramente. Però volevo assolutamente venire, quindi non mi avrebbero fermata assolutamente le 12 ore. Volevo chiederti una cosa. Tu sei giovanissima, no? Cioè, sei super Sì, ho giovane. Quanti anni hai? 17 anni. 17 anni. 17. Da quando arriva la passione della musica? Da giovanissimo, super giovane, ancora più giovane? O da quando è che hai cominciato? E come hai cominciato? Da super giovanissima, io ho avuto la fortuna di avere mio papà che è un musicista, lui è un musicista jazz. Ma dai. E sì, e fin da quando, siccome a casa abbiamo un pianoforte a mezza coda, Bello. e io molto spesso mi mettevo lì sotto a giocare, magari con le bambole, no? E papà, no, suonava, si preparava i concerti, e io mi rimanevano sempre in testa le melodie che suonava. E una sera lui aveva un concerto, io mi ero imparata a memoria una canzone che loro suonavano, che si chiama Marilù di Nicola Arigliano, una Sì, canzone vecchissima. bellissimo. E praticamente sono andata lì, avevo 3 anni e ho detto: papà, io mi sono imparata questa canzone a memoria. E da lì lui ha scoperto che avevo questa predisposizione per il canto. Così ho fatto lezioni di canto ormai da 9 anni. E quest'ultimo anno invece ho iniziato a scrivere, poi suono anche un po' il piano, la chitarra, sempre in modo, certo, non virtuosissimo, però comunque suono anche qualcosa. Certo. Sono veramente molto appassionata. Mi piace il jazz, però il mio gruppo preferito sono i Queen. Io sono un'appassionata dei Queen. Ma scusa, tuo padre è un musicista jazz, cosa suona principalmente? Il piano? Il pianoforte? Sì, lui il piano. Il piano, ha fatto il conservatorio. Sì, Io ho sì, fatto il sì, sì. conservatorio pure io, ma mollai, facevo violino al conservatorio e cominciai già fuori dal conservatorio a studiarlo e poi feci 3 anni in conservatorio, ma a un certo punto la pressione totale del liceo, facevo liceo classico, il conservatorio 5 pomeriggio a settimana perché c'era 7 ore di solfeggio, pianoforte complementare, no? A un certo punto ho mollato e ho capito che non faceva per me quel tipo di inquadramento, forse anche non, diciamo, grazie all'insegnante che avevo, che era molto molto severa, come deve essere peraltro, no? Il conservatorio. Certo. Tanto il cappello a chi invece l'ha fatto tutto, perché poi insomma c'è un livello di knowledge, di conoscenza che è superiore e che comunque, a differenza di quante persone, di quanto le persone possono pensare o dicano, serve tantissimo anche per la musica pop. Perché io, che non ho finito il conservatorio, ma che comunque ho fatto dai 3 ai 5 anni circa, considerando comunque, chiamiamola infarinatura, perché non è solo un'infarinatura, aiuta tantissimo anche in una progressione semplicissima come una progressione pop. Il fatto di sapere cosa puoi fare, cosa non puoi fare, di avere dei rivolti possibili nella tua testa. Certo, la mia Certo. conoscenza, ripeto, è molto limitata rispetto a un musicista che tuttora pratica, studia e continua a studiare, però quello comunque mi serve perché è un basic, anche una cosa semplice, produrre una voce, sai già
o sai già che la voce può affrontare certe tonalità meglio di altre, sai già che quella voce in particolare in quella tonalità potrebbe funzionare meglio quella melodia. Cioè, invito sempre la gente a non tralasciare le cose basiche, tipo la teoria musicale, che almeno un minimo serve tantissimo, anche se fai la trap, cioè, perché comunque sapere che quella cosa che stai campionando è in mi minore aiuta a sapere che ci puoi suonare sopra la quinta, cioè, parlo super basic, no? Se stai, ma che sul, il si ci sta bene e il si bemolle non ci sta. Capito? Perciò, anche se stai facendo le cose con la griglia, no, dentro un programma, un DAW, comunque aiuta sempre, cioè il basic aiuta sempre. Poi te lo dimentichi, magari, no? Anche tu che hai studiato canto, probabilmente hai studiato un sacco di cose super tecniche che adesso che invece ti sei buttata nella carriera, diciamo, nella musica pop, in qualche modo te le dimentichi, ma non perché non sono più dentro di te, sono dentro di te, ma non pensi no, alla lezioncina, pensi a tirare fuori Certo. la lezione. Certo, poi dopo diventa una cosa spontanea, a forza di Esatto. praticare una cosa ti viene naturale, cioè non ci devi stare a pensare adesso devo mettere la voce in testa, devo fare no. Mi racconti un po' di X Factor come è andata? Che io, la mia sfiga è che, essendo, sai che in America non si riesce a vedere X Factor di Sky perché è bloccato. Cioè, nel senso, No. tu vai, no, non si può vedere. Cioè, lo fanno per diritti di, penso, diritti editoriali, non lo so cosa. Perciò io non ho potuto vedere niente. Raccontami cosa ti è piaciuto tantissimo, cosa ti è piaciuto di meno, come ti sei divertita, non ti sei divertita, com'è stato? Guarda, è stata una delle esperienze più belle della mia vita che mi ha sconvolto la vita in positivo e no, è stata un'esperienza veramente bellissima. Ho conosciuto un sacco di persone. Inizialmente ho sentito un po' di mancanza della famiglia Famiglia. più che altro. Però sì, perché comunque no, ho avuto sempre un sostegno da parte di mio padre, sempre un confronto musicale. Certo. Invece lì mi sono trovata da sola e quindi un attimo all'inizio mi sono trovata un po' spaesata, poi io sono un po' molto introversa, diciamo, e quindi talvolta mi tenevo molto le cose dentro, però poi guarda, è stata un'esperienza veramente meravigliosa, ho incontrato delle persone fantastiche, proprio Sciablo, Leo Ciao, ah, beh, Sciablo, Gattuso. sai che l'ho intervistato, chiamiamo intervistato, ha fatto parte del mio Insta Live la settimana scorsa. Pensa che io Sì. Sciablo ne sentivo sempre parlare, perché comunque è un nome che negli ultimi 10 anni si sente anche da prima, ma in veste anche di manager, di executive discografico, che sono 10 anni, e non l'avevo mai conosciuto fino a questo Sanremo, in cui abbiamo collaborato insieme, no, per la sua artista, per la Lamborghini, eccetera. E cioè, io non dico che lo sento tutti i giorni, ma quasi, cioè, ho trovato un professionista, capito, appassionato, che sa tutto di musica italiana, che però sa di business, di cose. Mi diverto, cioè, a me piace quando trovo uno che vedi che ha la passione come ce l'ho io, come ce l'hai tu della musica, no? E vabbè, Sì. con la digressione, scusa, su Sciablo, dicevi, perciò hai trovato Sciablo. No, ma a me piace molti, cioè veramente. E comunque no, ho trovato delle persone meravigliose che mi hanno fatto crescere da ogni punto di vista, mi hanno proprio dato più consapevolezza di me, ma è stata proprio un'esperienza meravigliosa. Io ho visto da ogni puntata, ho imparato sempre qualcosa in più. Chi E era il adesso? tuo, chi era il tuo, come si dice, cioè, la tua Giudice. squadra? Cioè, chi era il tuo esatto giudice? Il mio giudice era Sfera, Ah, Sfera. ok. Ah, Sì, perciò ha quello vinto giusto. Sfera. Non sapevo, pensa, ha vinto Sfera. Esatto. Sì, c'era Sfera, c'era Monica Ian, Mara Maionchi e Samuel Ok. De Certo. Sassonica. Sì, mi ricordo gli autori, non sapevo tu a chi eri assegnata. Ho capito, figata. No, no. Guarda, è stato pazzesco. E poi, soprattutto la finale con tutta quella gente, è stato meraviglioso. Adesso, infatti, in questo periodo, l'unica cosa, no, è che io mi sono trovata appunto con tutti questi cambiamenti. Io che avevo adesso una carica pazzesca, volevo scrivere, volevo continuare, no, a pubblicare musica. Adesso invece mi sono trovata adesso rinchiusa in Ma il casa come discorso che per un tutti. secondo abbiamo fatto, che noi ci siamo visti solo un secondo prima, dicevo però, Sofia, non pensi che è vero? Tutti abbiamo avuto una reazione super, giustamente drammatica a quello che è successo, ma chi è creativo sente adesso come una necessità, appunto, come stai dicendo tu, di dover in qualche modo provare quantomeno a scrivere per te stesso, comunque a creare qualcosa. Io ce l'ho fortissima questa roba e sto facendo mille basi, mille cose, provando a collaborare con mille artisti, a distanza ovviamente. E vabbè, una piccola cosa è uscire già con un pezzo, che comunque uscire con Ruota Panoramica adesso, secondo me, almeno fa sentire la cosa a cui stavi lavorando.
in quella settimana lì, ma comunque in un momento di alta creatività. Ma secondo me è solo l'inizio, perché non è detto, noi rispettando appunto, se noi dobbiamo stare ancora tutti più chiusi, c'è sempre spazio per poter collaborare, cioè nel senso, certo, io ti mando una base, capito, a te, e tu ci provi a scrivere una cosa sopra, mi rimandi un vocale e poi un musicista ci suona una chitarra, è ancora tutto fattibile, capito? E certo, secondo me questo non deve frenare la creatività, anzi, cioè più uno sente la necessità di scrivere una canzone, di buttare giù una melodia, una cosa, più fortunatamente questa roba si può ancora fare, capito? Sì, sì, no, infatti io inizialmente ho avuto un attimo un periodo giù, cioè verso l'inizio, poi dopo invece mi sono sbloccata, infatti adesso ricomincio a scrivere, ho ripreso anche a suonare la chitarra che prima non suonavo da tempo. L'890 chiede, ciao Kimono, stai scrivendo? Sì, esatto, sì, adesso sto scrivendo moltissimo da sola e no, veramente, diventa veramente una necessità. Una necessità, anche te lo tieni per caso, te, però... Visto che stai scrivendo da sola, appena hai delle cose, mandale, perché comunque così le sentiamo tutti. Certo. Io sento Patrizio, ma anche se hai delle necessità particolari, ti piacerebbe dire, non so, Michele, mi ispira molto questo artista, o semplicemente un mood che sia di questo tipo, io, Patrizio, Simone, ti facciamo una base su misura, capito? Che te la mandiamo, così cioè puoi anche esplorare quel tipo di atmosfera lì, capito? Può essere una cosa divertente. Non ti vedo più. Cioè, ti vedo, ma sei bloccata. Forse c'è un momento di... Ecco, forse adesso ti rivedo. Non so se hai sentito tutto quello che ti ho detto? No, ti ho sentito fino a manda delle cose. Manda delle cose se le hai, dico, a me, a Patrizio, ma non solo. Se hai un mood, un'atmosfera particolare che ti piace, che ti piacerebbe esplorare, io, Patrizio, Simone, ti facciamo una base su misura. Cioè, dici, non so, mi piacerebbe fare un pezzo alla Sade, dico a caso, totalmente, o un pezzo così. Noi ti facciamo una base, te la mandiamo e tu ci provi a scrivere sopra. Così almeno, capito, rendiamo la quarantena produttiva, capito? Certo, magari, certo. Vediamo se c'erano altre domande, perché ho visto mille persone che stanno scrivendo. Vabbè, tutti ovviamente dicono che non vediamo l'ora di sentire la song. Se puoi, tu cosa farai? Degli spoiler in questa prossima settimana? Pensi di fare degli spoiler o di far sentire qualcosa brevemente o no? Sì, qualcosa sì. Pubblicheremo un po' di pezzi di testo, poi dopo adesso non so se posso spoilerare altro. Speriamo che un giorno andrai a Sanremo, lo speriamo anche noi, perché comunque Sanremo ti piacerebbe? Sì. È una cosa che ti piacerebbe? Sì, sarebbe un sogno. Io mi ricordo quando ero piccolina, avevo una tastiera, una mini tastiera giocattolo rossa, e mi ricordo che io mi mettevo ogni volta, ogni sera, perché ormai con la mia famiglia è proprio una tradizione guardare Sanremo. Certo. E mi mettevo lì davanti, avevo 5 anni, ma proprio piccolina, mi mettevo a cantare a squarciagola e dicevo, mamma, un giorno ci voglio stare anch'io lì. E quindi è sì, uno dei miei più grandi sogni. Sarebbe quando all'Undi Editi ci chiede NY974, appena avremo tutti i pezzi, cioè mi metto dentro perché mi piace il progetto, scusa, se... però dico, quando avrai sufficientemente pezzi, immagino ci sarà un album, nel senso che non è che non ci sono grossi, cioè non è che c'è tutta una tattica dietro, uno scrive dei pezzi, sono belli, certo, cominciano a essere tanti e a un certo punto no, uno fa un album, al giorno d'oggi è un po' non è che uno ci fa... Chissà che, anche perché tu essendo appena uscito da X Factor, essendo a un inizio di un percorso discografico, uno cerca di fare delle figate, no? Cioè di trovare cose che ci convincano, che ci piacciono a tutti, perciò ci vorrà magari un po' di più rispetto a un artista, come posso dire, già famoso perché c'è più, come si dice, marketing dietro quelle cose lì. Qui stiamo tutti cercando dei pezzi forti, no? Perciò... Quando senti un pezzo forte ci piace, lo facciamo. Certo. Vediamo, c'era, vabbè, la gente che... Ti piace Stranger Things, chiedono? No, non l'ho mai visto. Ah, ma dai. Pensa che ho visto la prima serie e poi l'ho mollato perché mia moglie è andata più veloce di me, si è guardata la seconda, la terza e tutto, e mi ha lasciato da solo, mi sono un po' incavolato. Ho detto, sai cosa mi dico? Non la guardo più. Cioè. Però... No, io purtroppo non guardo serie, lo ammetto, non guardo serie, più, mi piacciono più i film, perché dopo io se mi metto a guardare le serie invece proprio li guardo a ruota, proprio inizio un episodio, inizio un altro e dopo non faccio nulla. Però vuol dire che qualcuno l'hai guardata se dici non guardi serie, cos'è che ti aveva totalmente, tipo non so, Lost o non so, cose più del passato, no, sono troppo vecchio forse. Allora, io sono una all'antica, lo ammetto, proprio molto all'antica, tipo adesso
Sto guardando insieme a mamma una serie di Robin Williams, vecchissima, degli Qual anni era? 70. Mork e Mindy. Ah, bellissima! Vedi quanto vecchio mi sento? Io la guardavo da bambino. Cioè, quella era una delle mie serie preferite. È bellissima, però, Ma è scusa, meravigliosa. possiamo dire una roba da vecchi, che però la dici tu che invece sei super giovane? Quanto belle erano quelle serie del passato, scusa, eh? Cioè, Tantissimo, tanto, pazzesca. molto, molto. Tu hai Robin Anche Williams che sta Robin Williams. facendo il matto, perché lì poi è un personaggio veramente fuori di testa, ma è uno dei più grandi attori al mondo che fa una Sì. serie TV che andava in diretta praticamente tutti i giorni, penso una volta alla settimana comunque, perciò 1.000 puntate in cui in ogni puntata è un genio. Sì, no, è mostruoso, forse uno dei miei attori Aspetta che la preferiti. scrivo qui, perché magari la gente, chi è giovane come te, magari non sa nemmeno dell'esistenza, Mork and Mindy, così magari Mork se la e vanno a Mindy. vedere. Non so se si Sì. scriveva così, però l'ho scritta, Mork and Mindy. Comunque se la scrivono, Google corregge comunque. Sì, io ho quello, oppure Tre cuori in affitto, non so se le conosci. Sì, Sempre anni certo. 70. Bellissimo. Cioè, io sono proprio molto all'antica, la febbre del sabato sera, Grease, queste cose qua mi piacciono, Dirty Dancing, sto proprio vintage. È bello questo Frediano 56. Sofia, ma tu guardi le tue performance di X Factor? Io quasi tutte le sere, tutte. Io no, Esatto. sinceramente. Perché è difficile che uno si guardi. Come un artista, sì, quando fai un disco, ascolti forsennatamente la musica che stai facendo, no? Ma una volta che esce, io quasi ho un distacco. Non so se ce l'hai. Cioè, nel senso, ormai è come se diventasse delle altre persone la musica, perché hai finito una canzone. Poi vediamo cosa succederà con Ruota Panoramica. Però io tendo a non risentire più le cose che produco una volta fatte, e le risento magari dopo un anno. E dopo un anno dico, cavolo, ero bravo, oppure cavolo, ero meno bravo. Non so, faccio una constatazione perché riesco a staccarmi di più. Forse tu sei troppo all'inizio adesso capito, per vedere se ti stacchi o no. Cosa pensi tu? Sì, di sicuro non rivedi le tue performance tutti i giorni, ecco. No, io sono una poi molto autocritica, quindi cerco di guardarle, perché sennò dopo mi critico sempre. Però sì, infatti io sinceramente anche sui pezzi che ho scritto, anche questi nuovi che abbiamo scritto in queste Certo. sessioni, per periodo le ascolti, però dopo no, e poi dopo le riprendi magari più in là. È Anche vero, no? perché, Anche io esatto, se ciò, poi devi però... finirli o ricantarli, poi magari ti riconcentri di più, sì, certo. Nano Sì, poi Nano. magari un attimo stacchi, così un attimo ti riposi l'orecchio e poi dopo la risenti in un altro momento magari. E hai Certo. un altro, non so, un altro modo di vederlo, di sentirlo. Qua Non mi so. chiedono tutti, però vabbè, vedi tu. Mi chiedi a Sofi se canta Papa Ute, che piace il mio cugino Lorenzo di 2 anni. Vabbè, sei libera di non farlo, però. Scusa se ti ho messo in difficoltà, l'ho letta così. Proprio Vabbè. devo. Vuoi cantarla? Eh sì, dai. Vai. Ci faccio il ritornello, Sì, giusto? figata. Ute papa ute, ute papa ute, ute papa ute, te ute papa ute. Figata, dai ragazzi. Beh, scusate, chi è che si mette in gioco così e canta subito su Instagram Live? È una figata. Applausi virtuali, guarda i cuoricini di fianco come volano, tipo. Sono diventata un pomodoro. Ma sì. Sofia, io ti ringrazio della presenza qui. Vediamo se la gente ha ancora qualche domanda. E se no, io li Ascolta. rimando a entro una settimana esce il pezzo, cioè, perciò sono aggasato Sì. anch'io di sentirlo ufficialmente su Spotify. Quando lo vedi uscito su Spotify, su Apple Music, ha tutto un altro aspetto la roba, no? Perché la vedi, ci puoi cliccare, vedere cosa succede, vedere la gente come la Sì. Sì. condivide. Io non vedo l'ora. È Allora, vero, non ma chi lo dice? a me il pezzo piace di brutto, ma cioè, beh, ovviamente ci sono anch'io dentro, perciò sembra scontato, però a me c'è qualcosa, la voce, il testo, a me mi piace, mi sembra moderno, ma nello stesso tempo che piaccia nella tradizione italiana, cioè mi sembra proprio un bel pezzo. Perciò io ti faccio veramente un bocca in lupo di spaccare tutto e che questo sia solo l'inizio, perché abbiamo altri pezzi fighi dopo da far sentire alla gente, e magari di provare anche a fare questa collaborazione virtuale così a distanza. E tu poi mi scrivi ovviamente in email, non deve essere tutto attraverso un Instagram live, nel senso che mi scrivi anche 2 o 3 riferimenti se ti fa piacere, dove ti piacerebbe avere una base, tipo così, tipo là, e io col mio team ci lavoriamo e ti mandiamo qualcosa. E così magari possiamo anche
che ne so, se ti va, entro 2 settimane, quando il pezzo è già uscito una settimana, a riaggiornarci, fare un altro Insta Live, vedere la reazione della gente e magari dire se stiamo lavorando a qualcosa di nuovo, capito? Certo, certo, con piacere, guarda, sono super aspetta che vedo contenta. Che stanno scrivendo, Sofia, l'umiltà ti contraddistingue, mantienila sempre, dai, anticipaci qualcosa, no. Sofia. Penso, Francesco, che Sofia ha tutto programmato, cioè nel senso, vorrà anticiparvi delle cose, ma vorrà farlo a suo modo, immagino. Poi, esatto, perché comunque, poi il brano esce comunque per una multinazionale, per Sony Music, tra l'altro ringraziamo, perciò ci saranno anche delle cose belle che hanno organizzato insieme, delle sorprese, delle cose, perciò abbiate ancora un pochino di pazienza, tanto in una settimana esce, insomma. Esatto, il 24 sarà tutto vostro. Bene. Sofia, ti ringrazio, saluta la tua famiglia che non conosco, però insomma, grazie mille. Mi sembra che ti abbiano supportato tanto sulla musica, perciò. E basta, ci sentiamo anche privatamente dopo, dai. Va bene. Ciao, Grazie Michele, no, grazie, un piacere. Figurati, grazie a te di aver fatto l'Insta Live. Ciao. Dai ragazzi, è stata molto molto carina. Scusate, non ho risposto a Sofì, mi saluti, ma semplicemente perché mi sembrava anche di metterla in imbarazzo, di fargli salutare le persone. Immagino che virtualmente voglia salutare tutti, perché il fatto che sia stata così disponibile, fare l'Insta Live, raccontare un pochino più di lei, e tra l'altro in maniera abbastanza naturale, perché io l'ho vista una volta sola via FaceTime durante l'inizio della sessione di scrittura nel mio studio, è stato carino, dai. Per me quando le cose sono così spontanee sono fighe. E magari avremo anche altri artisti con cui stiamo collaborando adesso nella prossima settimana. Volevo vedere se c'è Vincenzo Colella, perché Vincenzo è stato uno dei però io dico sempre se c'è, poi non c'è, no, ma c'è in realtà, lo vedo per un attimo, aspettate un secondo, volevo chiedergli anche lui, visto che lui invece c'è stato fisicamente durante quella sessione, un'opinione. E cavolo, però scusate, se mi sembra. Allora, ho capito, devo scrivere perfettamente Colella. Ok, adesso Colella l'ho scritto, però non mi sembra veramente di... Oh, Colè, chiedimi tu la... come si dice? Perché io ho dei problemi a schiacciare dei tasti. Scusate, mi sembra di... Ci sono. Ok, perfetto. E adesso faccio go live. Scusate per questi momenti di tecnologia. È strano che io sono uno tecnologico, ma certe volte mi sembra che sono handicappato. Vince! Uè! Eccomi! Come stai? Dalla camera. Bene, Michele. Tu? Bene, bene. Ma insomma, tu, cioè, sei anche tu parte integrante del team, perché hai scritto insieme a Leo, insieme a Patrizio, insieme a me, insieme a Sofia, ovviamente, Ruota Panoramica. Com'è stata quella volta lì? Voi vi eravate conosciuti prima o no? Era la prima volta che la vedevi? No, allora, io mi ero conosciuto già prima con Sofia, okay, perché avevamo scritto un altro pezzo insieme negli studi della Taurus. Ah, ok. E quindi avevo... però ero da solo quella volta, non c'era Leo, che di solito no, scriviamo tutto in coppia. Quella certo. volta non c'era, abbiamo scritto... io e Sofia insieme ad un producer, Emic, sì, e avevamo fatto questo primo pezzo, quindi ci eravamo conosciuti. E che è diciamo un pezzo che questa... ho sentito, no, tra l'altro, mi sembra che è un pezzo che ho sentito, sì, che mi piace, tra l'altro. Sì. Diciamo che è stata molto utile questa prima sessione, perché mi ha dato modo di conoscere Sofia. Quindi, diciamo che quando abbiamo lavorato a Ruota Panoramica c'era già un legame già tra di noi, anche artistico, no? Avevo già capito magari quali erano i suoi gusti. E una cosa che le ho fatto fare, ad esempio, la prima volta che ci siamo conosciute, è quella di farla cantare, no? Per molto tempo melodie che le venivano in mente sulla base, più che altro per capire in quali range usciva meglio, era più caratteristico il suo timbro. E diciamo, questo lavoro che ho fatto con lei la prima volta, quando abbiamo scritto il primo pezzo, ci è servita anche da esperienza per le due sessioni che abbiamo fatto poi per Ruota Panoramica e l'altro pezzo, certo, che abbiamo scritto. Quindi è stata molto utile per quello. Poi sia Pat che Leo, diciamo, già tra di noi siamo abbastanza abituati a lavorare insieme, quindi l'abbiamo
abbiamo capito subito quali erano le sue... Tu sai che questa ti interrompo, ma solo perché per avere così una dialettica al volo. Sai che questa certo. Ha un nome, no? In America, questa tecnica che tu hai usato si chiama vibing, cioè di fare vibe su una base ipotetica. Allora, è una tecnica, probabilmente si fa anche in Italia, io non stendo in Italia, si fa spesso soprattutto con top liners che sono più appunto... sono meno calcolatori, sono meno matematici alla svedese, per capirci, sì. Ma sono più spontanei. Cioè, faccio una base in 30 minuti, loro vanno di là nel boot e cominciano a improvvisare delle cose, no? Certo. E poi si cerca, tagliando le cose improvvisate, di costruire una strofa, un pre-chorus e un inciso. Ovviamente, questo, a seconda del livello di talento di tutte le persone coinvolte, può essere disastroso e la cosa più lunga e estenuante e killing the vibe del mondo, o invece sì. La cosa più veloce nel catturare un vibe che poi, se riesci a mantenerlo durante la sessione, è un pezzo molto spontaneo, capito? Certo, infatti quello che è successo poi quando abbiamo fatto, no, questa sessione in cui lei buttava giù molte melodie che tra l'altro erano tutte molto belle, no? Quindi abbiamo poi riascoltato quei minuti di registrazione, abbiamo individuato insieme quali erano le cellule melodiche più forti, esatto. E le abbiamo sviluppate in maniera coerente. Diciamo che quella prima esperienza in studio con lei mi è servita molto nelle sessioni che abbiamo fatto poi anche con Leonardo e con Pat. Certo. Diciamo che Ruota Panoramica è stata un po' anche un esperimento, perché abbiamo voluto provare a fare una roba che magari non ci si aspetta tantissimo da lei, ma che comunque la renda cool, e lei c'è stata di brutto, è stata quella la cosa figa, che magari era un esperimento che però, diciamo, poi si vedrà, vedremo, certo, i risultati, certo, del pezzo, però a noi ci è piaciuta molto. Guarda, io di tutti i pezzi scritti mi piacciono tutti, i quattro pezzi, diciamo, che sono usciti fondamentalmente, ma quel pezzo secondo me a livello sonoro aveva qualcosa in più, e con Sciablo, sì, con tutti siamo subito detti cacchio, non abbiamo detto cacchio, però abbiamo detto cavolo, soprattutto se deve uscire in un momento estivo, ovviamente al tempo non sapevamo ancora cosa sarebbe successo, però non perché sia un pezzo estivo, ma perché ha qualcosa nel ritmo, nel suono, diciamo, delle basse, le cose, ci sembra che possa funzionare meglio. Poi Sony ovviamente era contenta pure, insomma, mi sembra che siamo tutti stati d'accordo. Adesso vediamo, non vedo l'ora di sentire venerdì. Sì, c'è un rientro, tu lo senti anche tu, visto che abbiamo scritto, forse hai tu il volume alto, ti arriva dal computer? No, guarda, posso provare a mettermi le cuffie un attimo. Ah, no, tranquillo, vabbè, no, perché ho visto Gian Pilota, grazie Gian Pilota, se hai qualcuno vicino con il telefono ti disportassi, ho abbassato il volume, l'audio rientra, no, e forse io l'ho provato a abbassare molto adesso il mio volume, ce l'ho quasi a zero. No, guarda, ho le cuffie qui a portata di mano, quindi le metto al volo. Con Vince in realtà stiamo anche ascoltando un sacco di email che ci sono arrivati, i brani in email per l'etichetta, per Canova Records, Canova Rec. E abbiamo creato un Instagram profile, un mio caro amico Mauro Lovisetto, che magari intervisterò, che è un bravissimo artista, pittore, grafico, pubblicitario, website designer, bravissimo, sta lavorando anche a un logo dell'etichetta, sta lavorando anche a una come posso dire, una grafica comune che accomuni gli Instagram post degli artisti, che sull'Instagram profile dell'etichetta, un website che si abbia comunque una sola landing page, ma sia molto chiaro. E perciò diciamo che ci stiamo divertendo. Ragazzi, sì. Si fa di tutto per ingannare il tempo, ma visto che questo non può diventare, è anche un business, l'etichetta, parlo, stiamo anche ascoltando attivamente, e Vince lo sta facendo più di tutti, i demo che arrivano, ogni tanto mi gira una cosa che vale la pena ascoltare, e tra l'altro non diciamo niente, però quel ragazzo ligure che tu dicevi, che in effetti è molto forte, e poi ci stiamo concentrando su cominciare a dare qualche segno dei primi due artisti firmati, perciò presentarli, vedere, capito, piccoli assaggi, insomma, così. E sì, sì. Cosa c'è meglio di avere tanto tempo a disposizione come adesso, capito? Cioè... Ma penso che ci mancherà un po' tutto questo tempo a disposizione. Non ci mancherà sicuramente stare reclusi, ma il tempo che abbiamo in questo periodo forse ci mancherà un po'.
Giovanni dice, lo dico al volo, parlavi di tecnica svedese, hai mai lavorato con songwriters producer svedesi, chissà cosa hanno nell'acqua con i svedesi. Ci ho lavorato molto, lavoro spesso con due grossi produttori, allora uno è produttore songwriter e uno è solo songwriter svedesi. Uno si chiama AJ Junior, andatevelo a vedere, questo è il suo acronimo, in realtà il suo nome è un nome con cognome marocchino, perché c'è molta presenza, no? Come Red One, famoso produttore che è il primo di Lady Gaga, è di origine marocchina ma naturalizzato svedese. Anche questo AJ Junior ha scritto quasi tutti i pezzi di Pitbull di successo, AJ Junior, tra cui anche On The Flow con Jennifer Lopez. Sì. E con lui lavoro spesso, adesso lui è diventato addirittura il capo A&R della Psycho, dell'etichetta che sta dietro a tutti i talent, eccetera, e sta qua a Los Angeles. E poi lavoro spesso con Mo, lo chiamiamo tutti Mo, e che invece è The Nebi, è un nome più complesso, sempre anche questo di origine, mi sembra marocchina, ma non vorrei dire una cavolata, comunque svedese, lui è anche produttore. Allora, hanno la grande differenza, che allora, stranamente hanno, perché uno non lo direbbe, hanno una musicalità incredibile nella top line, che arrivano subito con una cosa catchy incredibile, ma soprattutto hanno la matematica dietro. Loro hanno delle regole precise nella loro testa, e non te le impongono ovviamente, dove se la melodia va su di tre note, deve andare giù di tre note nella seconda. Cioè, è incredibile come ragionano tutto con matematica, ma matematica, non sto scherzando. Qualche volta li vedi che si tradiscono e ti dicono... no, ma più tre qui, meno sei, cioè parlano di numeri. E io ho avuto solo esperienze bellissime con questi due coautori, e con uno abbiamo anche piazzato un brano, con AJ Junior, mi sento spesso con lui, e io devo dirvi che musicalmente, come musicalità, non ho mai visto gente così musica. E vi dico, questi due sono fortissimi, ma non stiamo parlando di Max Martin, che comunque tutti e due conoscono bene. Il cugino, tra l'altro, di The Nebi, di Mo, è un grandissimo produttore svedese che sta qui a Los Angeles, non mi ricordo più il nome, se no ve lo dicevo e vi andate a vedere su Wikipedia, ha prodotto tutti, per capire che, diciamo, è proprio corre nella famiglia, ecco, questa cosa. Scusa che se ti ho fatto questo pippone mentre eri qua, però volevo... Esatto, infatti Max Martin ha sempre detto che usa strutture sempre molto precise. Sì, sì. Poi Max Martin, attenzione, tutti questi svedesi, dovete capire una cosa, in Svezia come in Finlandia, i programmi statali che riguardano la musica, compresa l'università, che ovviamente, essendo tasse molto alte, è tutto gratis, è tutto pubblico, sono università incredibili dove ti fanno cioè, mi ricordo che mi raccontavano AJ e anche altre persone finlandesi che ho intervistato di OX Sound, che il programma universitario per fare musica è: il tuo compito quest'anno è scrivere tre pezzi che devono essere da classifica. Questo è il compito. E loro gli danno uno studio con l'SSL, con tutte le chitarre più belle del mondo, le cose più belle, e loro stanno dentro lo studio per tutto un anno. Cioè l'università fa così, per forza poi, capite, esce, capito, esce degli hit makers, perché questo è il programma universitario. E oltre al fatto che la Scandinavia ha una grande passione per la tradizione musicale americana, incredibile. Io sono stato anche negli anni 90, in tempi non sospetti, durante il famoso Water Festival, che la chiamava Wasser Festival, a Stoccolma, e per tutto il mese di agosto chiudevano il centro, diventava pedonale il centro storico, e facevano solo concerti di blues americano, con i cappelli da cowboys, cioè hanno proprio la tradizione americana, è come se fosse stranissimo da vedere, perché vedete questi svedesi che cantano il blues o il rock and roll, però hanno proprio una passione, sono proprio legatissimi. E perciò queste due cose insieme, secondo me, fanno la forza degli svedesi. La terza cosa, e forse la cosa più importante degli svedesi, hanno capito dall'inizio cos'è il concetto di team. Già Max Martin faceva parte di un team, che era il team di Danny Pop, che poi morì, poverino, che con cui scrissero Ace of Base. E già dal tempo di Ace of Base sapevano che dovevano esserci 3-4 persone in studio. Uno faceva la melodica, uno diceva, metteva in discussione quella linea melodica, uno scriveva solo testo, uno faceva suonare il testo bene su quelle note lì, e non c'era una competizione ma sana, dove, e lo vedete nelle pochissime 5 interviste che ci sono di Max Martin, lo dice sempre lui, adesso è con Savancoteca, ma ne ha anche un altro, cioè ne ha sempre 3-4 persone continue che aiutano, capito? Vabbè, sì, scusate. Sì. Ma guarda, la cosa che hai detto dell'università è molto figa, e secondo me il problema qui, sentendo tanti amici, no, tra conservatori e altro, che si lamentavano proprio del fatto che l'insegnamento è poco concreto, poco finalizzato,
a quello che poi si vuole fare con la musica, ovvero far uscire pezzi da classifica. Quindi Certo. è molto figa invece l'impostazione che hanno lì. Qui è E classica. comunque, visto che quando ho contatto con questi altri amici svedesi, che alcuni loro lo conoscono personalmente, Max Martin, e ci hanno anche lavorato, mi raccontano appunto, ed è bello sentire, ovviamente non è di primo, però è come di secondo, insomma, gente che ci lavora, tutti mi dicono la stessa cosa di Max Martin, dell'umiltà totale, i complimenti che fa a, cioè non so, vai a scrivere un pezzo con Max Martin perché entri nell'Olimpo, che riesce a scrivere, comunque lui ascolta te. Ti dà magari un consiglio, ma sempre un consiglio. Cioè, tutte le persone, che ho almeno tre o quattro, che mi hanno detto tutti la stessa cosa, che adesso ovviamente avendo più figli, ovviamente essendo super agiato, si permette di smettere alle 8 di sera, 7 di sera, cioè che non fa più orari folli, e tutti mi dicono la stessa cosa. Perciò, ragazzi, tanto di cappello se poi riesci anche a essere umile, capito, a valerti di mille collaboratori intorno e di ascoltare veramente, perché anche molte persone fanno team, ma poi non ascoltano veramente il team, no? Cioè, è un casino, comunque. Anche Stargate. Io ci ho avuto a che fare con Stargate, vedevo Paolillo, non mi ricordo per cosa, forse hanno fatto un pezzo, hanno prodotto un pezzo in un disco in cui io producevo qualcos'altro, e forse anche Jovanotti, adesso mi ricordo, Lorenzo un giorno andò a conoscerli a New York e mi disse, anche lì, parlò di umiltà totale, che in quel momento stavano facendo tipo tre o quattro produzioni, tutte al top, Rihanna, un'altra cosa, e che però erano molto ben allineati tra di loro, ovviamente, e molto ben allineati, avevano un metodo, come tutti gli scandinavi, cioè un metodo di lavoro proprio dove, in fabbrica, capito? Vabbè, Dr. Luke non l'ho mai conosciuto. No, io no, no, no. Cosa ne pensate di Nash? Giulio, ci ho appena lavorato con Nash a distanza, mi ha mandato le voci per il pezzo che ho prodotto per Lost Boy, ho co-scritto con Lost Boy, e perciò ha virtualmente cantato su una mia canzone, mi fa ridere. A me piace molto Nash perché rappresenta un po' l'artista 2.0, nato totalmente da internet, nato totalmente da YouTube, nato, cioè, nato totalmente quasi come un blogger, che poi con I Hate You I Love You ha avuto un successo interplanetario, ma tuttora con i suoi brani, se voi andate a vedere su Spotify, è tuttora nei primi 500 al mondo, cioè uno che muove, vi voglio dire, perché l'ho guardato l'altro giorno, muove 8-9 milioni di ascoltatori al mese. Vi faccio fare un esempio: Sfera Ebbasta, che ovviamente è solo italiano, perciò, ed è uno dei più ascoltati in Italia, muove 3 milioni di persone al mese. Ovviamente Nash viene ascoltato in tutto il mondo, per quello. Però ecco, per mettere sotto un profilo, penso che Nash sia figo perché è vero, con tutti i suoi limiti, cioè nel senso che magari non fa tutti i pezzi belli, però è uno che documenta molto i suoi viaggi. Non so se lo seguite, io lo seguo su YouTube, perciò va in India, fa vedere il viaggio con la fidanzata in India, però ci trova sempre una cosa musicale, mette una colonna sonora sotto carina, cioè documenta un po' la sua vita. E in quel senso per me è 2.0 o 3.0, come volete dirlo, cioè è meno legato a una tecnica di marketing, ma quando ha un pezzo bello lo fa uscire. Cos'è che gli ho fatturato, Enrico, il mio amico Enrico Spalazzi, io ho fatturato 100 milioni di euro negli ultimi anni e ascolto tutti, umiltà. Allora, io nel frattempo ho ripubblicato anche la mail Sì, dell'etichetta l'ho e visto, ho letto che qualcuno chiedeva se si possono mandare autori, pezzi anche sì, sia da autori che da sconosciuti e tutto. naturalmente sì, tutto. Qualsiasi cosa arrivano tanti pezzi. Poi tanti mi chiedono anche in privato. Se bisogna mandare per forza pezzi prodotti, finiti, la mia risposta è che anche un chitarra e voce, un Ma piano e voce. totalmente, ma anche una voce sola, cioè nel senso, siamo in una fase, no? Così spieghiamola anche perché fisicamente lo stiamo costruendo virtualmente tutto così dall'Italia all'America, al Veneto dove c'è Mauro, tutto tra di noi. E faremo errori, mille, perché tutti fanno errori, ma li facciamo tutti, cercheremo di farli, cioè, cercheremo di farli di meno possibile, e tutti quegli errori che facciamo li facciamo in buona fede perché ci gasiamo a vedere. L'artista che fa un post, l'artista che fa sentire uno snippet di un pezzo che poi uscirà, creare un po' di hype, cioè usare i mezzi che abbiamo a disposizione. In questo, un po' di mezzi li abbiamo, nel senso, e anche soprattutto di gente l'abbiamo, perché io faccio questo lavoro ormai da 29-30 anni,
stiamo anche cercando di espanderci, di avere sempre più collaboratori, perché ovviamente una volta che questa cosa parte, ragazzi, poi non si scherza, cioè devi fare delle release, dei pezzi, devi fare una campagna promozionale, ci piacerebbe farla bene, sfruttando tutte le possibilità di quello che ci dà la tecnologia oggi, e perciò diciamo che anche questa fase iniziale è super divertente, perché anche solo capire come funziona al giorno d'oggi, no? La distribuzione digitale, le mailing list, tutte queste cose qui, per me, cioè a me, io che sono un tecnico che mi gaso molto, no, delle cose nuove, mi sto gasando con MailChimp, con tutte queste cose che forse qualcuno conoscerà, con, non lo so, i tracker per vedere, è una figata. Cioè, l'importante è che alla base ci siano delle belle canzoni e della bella musica, poi questo nuovo modo di distribuire, di fare le cose, a me mi casa solo. Michele, i sample pack cosa comprenderanno? Allora, il sample pack che io stavo facendo li stavo facendo per Splice, e tra l'altro avevo il contratto da firmare con Splice, e fa ridere, non ho mai firmato, mi sono dimenticato, e li avevo divisi in, perciò li ho già, devo solo rifinirli, avevo diviso in single hits ritmici, perciò casse rullanti fatti dal mio modulare, avevo preso il modulare, avevo creato delle casse dal modulare, dei rullanti dal modulare, e li avevo tutti già divisi dentro Pro Tools e preparati, e poi avevo cercato di fare dei song starters, come va di moda adesso, perciò degli iniziatori di canzoni, cioè avevo creato un mini arrangiamento di strofa e avevo poi inciso e avevo separato basso, tastiere, effetti, in modo da dare a tutti la possibilità poi di ricombinarli come volevate. Ecco. Ma purtroppo il tuo VJ, abbiamo già un grande Enar che è Vince Colella, ma magari se l'etichetta si espanderà al punto da avere due Enar... È bello, grazie però, il tuo VJ. A parte tutto, è bello che ci sia gente che si offre anche a fare Enar, che io una cosa che non avrei mai pensato in vita mia, cioè... Ragazzi... No, comunque... Arrivano tante mail. Io sto ascoltando tutto, gli vado dietro, e arrivano cose interessanti, quindi invito tutti a mandare cose. Crediamo che non ci sono problemi, né... Ecco, sento molto rientro. Aspetta. Okay. Ecco, no, Ok, si può mandare qualsiasi roba, produzioni, pezzi d'autore, pezzi d'artista, piano e voce, chitarra e voce, produzioni finite, qualsiasi cosa, perché molti me lo chiedono, quindi magari quando sono con te che facciamo queste dirette lo ribadisco, esatto. E chiariamo un po'. Rispondo alle ultime due cose e poi stacchiamo. Volevo solo dire che noi, una volta che i campioni li rilasciamo nella mailing list, li potete usare come volete, non con Splice. Non lo faccio con Splice, lo faccio, ve li regalo, cioè sono campioni che potete utilizzare nelle vostre canzoni, è quella la roba divertente, che dare un po' di preset gratis e un po' di campioni gratis da usare nelle proprie produzioni. Poi un collegamento con Pinax e Pat lunedì è la giornata di Pinax, come sapete, la giornata storytelling. Dobbiamo chiedergli delle cose di più sui dischi che ha fatto, voglio chiedergli ancora cose di Battiato, voglio chiedergli cose soprattutto di Robert Palmer, quando lui andò a New York e mi raccontò una storia pazzesca in cui registrò, non mi ricordo più come si chiamava lo studio, perché ha cambiato molte volte nome, in cui avevano il registratore a 24 piste analogico e aveva un Pultec su ogni uscita del registratore per mixare, e vabbè, e perciò lunedì sicuramente sentiamo Pinaxa. Inviare, l'ha appena messo il Vince, te lo rimetto io, musica at canova.pro, lo scrivo così sapete dove inviare le cose. Scusa Vince, l'hai già scritto tu, grazie, sei più veloce di me. E poi avevo visto un'ultima cosa, mi afferrerei anche come producer, mandate comunque i beat, già più di una persona mi ha mandato dei beat, e vi devo dire che io rispondo, ho risposto anche io personalmente ieri a una persona che gli ho scritto che secondo me doveva fare più ricerca sonora per i singoli suoni, invece un altro ragazzo mi ha mandato delle cose carine, perciò non è detto che, ragazzi, abbiamo bisogno di tutto. Un produttore può fare un beat bello, noi lo mettiamo in contatto con un top liner o semplicemente diamo la propria base e poi ognuno ha la sua share di cose, insomma. Ho ascoltato Da Supreme ieri sera e sono rimasto sconvolto, Jack Zillo, perché non l'avevi mai sentito. Minchia, Da Supreme è forse la cosa più figa che è uscita, negli ultimi, no? Cosa dici tu, Vince? Negli ultimi anni? Non so. Sì, ma anche più dell'ultimo anno, sì. Probabilmente. Sì, sì, sì. Ma e pensate proprio... che è giovane solo all'inizio, per me, cioè, può, non so, può veramente conquistare il mondo, cioè uno così. Sì, sì. No, ma poi è anche proprio tutto il pacchetto, non solo le canzoni, che
sicuramente, cioè, sono fortissime, certo, è proprio tutto l'immaginario che c'è dietro, tutto certo, il suo personaggio come è stato presentato dal punto di vista del marketing, i cartoni, certo. Videoclip, e poi una cosa che cioè, molte persone appena uscito da Supreme dicevano che no, i testi non significano niente, no? Io che per lo più sono un autore di testi, no? Mm-hmm. Cioè, non è vero che non significano niente, anzi, in ogni pezzo ci vedo molto di... cioè, parla molto di sé, ad esempio in scuola, prendo un esempio, lui ha lasciato la scuola giovanissimo per concentrarsi sulla carriera artistica, per lo più come produttore all'inizio, no? E in scuola parla proprio di questa cosa qui, è il modo in cui parla, che è un modo... 3.0, 4.0, cioè neanch'io che magari ho qualche anno più di lui, tante volte riesco a rivedermi, ci rivedo più mio fratello che magari è del 2003, quindi ha 16 anni, già lui ci si avvicina di più a quel linguaggio, ma non significa che i pezzi non parlino di niente, anzi a me piace tantissimo il suo modo di scrivere, secondo me cambierà. Cambierà anche nell'approccio a... Io dico due cose, dico, primo, a livello melodico è incredibile in tutti i featuring che sento, cosa fa? Distrugge gli altri, cioè è brutto dirlo, però quando entra lui tu aspetti lui che entri, cioè ti memorizzi quella melodia di lui e poi quando ritorna l'altro è un po' è più tradizionale, se non altro in ogni featuring è di ogni, secondo me il problema sarà che fra un po' la gente non vorrà più il featuring da Supreme, questa è una battuta, perché comunque arriva lui, è un po' come anche Salmo, tante volte quando Salmo fa un featuring è forte al punto che se io fossi l'artista che chiede il featuring e poi lo sento e dico cacchio, cioè dovrebbe servire ad alzare l'asticella, no? Perché Salmo è così forte che tu vorresti poi migliorare, cioè dovrebbe essere una guerra, no? Guerra musicale. Guarda, allora diciamo che negli ultimi 10 anni, no, io vengo dal rap, quindi frequentavo anche 10 anni fa i primi forum di pop che nascevano su Facebook, su altre piattaforme, e diciamo che il rapper più temuto quando venivano chiesti featuring era Marracash, tant'è che iniziarono a girare dei video e delle canzoni unofficial, no? Non ufficiali, con tutte le strofe di Marracash nei vari featuring con gli artisti, e creavano delle canzoni solo di Marracash con tutte strofe di Marracash di 4-5 pezzi messi insieme. C'è Danti che ogni tanto fa, adesso Danti sicuramente settimana prossima lo ritiro dentro, perché vabbè, vorrei farlo diventare appuntamento fisso, Danti, che è troppo forte, poi vorremmo fare anche un pezzo insieme per il contest, inventarci qualcosa, ma dove magari Danti scrive già l'inciso o dice già le parole, non so neanche, magari ci confrontiamo anche tutti insieme, però c'è Danti che fa questa battuta sempre su Fibra, che quando Fibra deve fare il featuring con uno, siccome, ma è una battuta ragazzi, non è, poi magari un giorno vediamo se riusciamo a tenere dentro anche Fabri Fibra in una cosa, e allora Danti fa questa battuta in cui dice praticamente siccome deve fare il featuring ma non vuole che quel pezzo vada in radio, allora dice apposta le parolacce perché così quel pezzo, sì, ti faccio il featuring, dovremmo farla fare a Danti la limitazione, e dice cazzo vaffanculo, cioè, che comincia a dire tutte le parolacce, ti va bene, gli manda il file, capisci? Ma come? Ma non ce l'avevo mai detto. Volevo dire un'ultima cosa e poi ci molliamo, anche perché fra un minuto e mezzo ci si stacca come al solito la conversazione, che avevo letto una cosa o tu avevi detto una roba, ci avevo pensato, ma l'ho persa totalmente. No, da Supreme, ecco, stavo dicendo, scusa. Allora, non solo dicevo che la melodia è incredibile, non solo, come dici tu, il contenuto lirico è incredibile, ci sta cominciando a dare uno scorcio di cosa può fare, ma chissà, visto, non solo la capacità di editing è incredibile, perché si fa tutto lui, e tant'è che c'è stato adesso il featuring questo sul pezzo con lui, come si chiama? Non so pronunciarlo, Luisa and the Yakuza, questo pezzo nuovo che c'è adesso, c'è anche da Supreme, sì. Che non ha fatto lui, si sente che non ha fatto lui, no? Perché si sente che lui è diverso, è come se lui non si fosse trovato lui la voce, almeno questo è quello, io non so niente, non ho segreti dietro, ma mi sembra, perché se vedi il credito non è creditato come produttore, capito? E difatti sembra più normale lui,
No? Vero, e ti fa capire vero, quanto ormai al giorno d'oggi in uno come lui poi è importantissima la, lui si autoproduce la voce, si registra le melodie, e stavo per dire, e questo è solo l'inizio. Pensa a questo cosa ci potrà dare in 10 anni, perché mi sembra difficile che si perderà, perché uno che ha questa precisione a questa età potrà solo migliorare, capito? Perciò sì, assolutamente. Vabbè, va bene. Oh, ci vediamo settimana prossima, ci sentiamo per i nostri canali, salutiamo tutti ragazzi, questo fine settimana cerco di mettere in ordine questa storia della mailing list meglio e di cominciare a preparare i sample pack e i da Supreme e i presets per i vari plugin da mastering. Non escluso che non faccia un altro paio di Twitch, soprattutto per provarle, perché qualcuno è stato così gentile da scrivermi in DM e suggerirmi dei settaggi migliori. Io che sono un precisino, ho preso il mio computer portatile PC, voglio farvelo vedere, e ho deciso di non usare più il mio Mac, ma di usare il mio PC Razer potentissimo per fare lo streaming. Perciò adesso tutto via Ethernet viene trasferito al PC, che in poche parole fa lo streaming da qui. Perciò la figata cos'è? Che sarà tutto molto più fluido, e tutti i problemi che abbiamo avuto di risoluzione, eccetera, di frame rate, non dovremo più averli, ecco. Perciò sabato e domenica magari ve lo annuncio prima con una storia Instagram, e vi dico che faremo un Twitch, magari mi concentro sul suono della voce di un pezzo, magari ho visto che avete chiesto di House Party, adesso che House Party è fuori sicuramente posso farvi vedere due robe della sessione di House Party, e con questa scusa proviamo anche Twitch, basta, avvisaci per Twitch. Dove si possono vedere da Twitch? Adesso d'ora in poi anche su Twitch, perché ho attivato un'opzione che vengono tenute per 90 giorni. Stiamo anche lavorando a registrare le dirette Twitch con OBS in modo che le posso uploadare su YouTube. Perciò cerchiamo, sappiate che per noi è tutto nuovo, perciò faremo degli errori e poi quando capisco, e soprattutto sono uno che tecnologicamente è avantissimo, voglio dirvi, cioè di solito so tutto, perciò se li sbaglio io, figurati, cioè se è un casino. Tutto sto mondo di Twitch e di cose è un bel casino, ma ce la farò. Ieri sera è stato fantastico. Dai, Vince, ti auguro una buona weekend, ci sentiamo dopo per i nostri canali privati, che vediamo anche il logo dell'etichetta che sta facendo Mauro, che non vedo l'ora di vederlo, e basta. Dai. Va bene, ciao ragazzi, ciao. Ciao ragazzi, a dopo, ciao ragazzi a tutti, ciao. Tasti, ok.